storia del volontariato in Toscana ha radici profondissime, ma è una storia che si rinnova continuamente. Oggi vogliamo parlare di questo, di un'altra associazione che è nata recentemente. Il nome è Obiettivo Esofago. Con noi è oggi qui il presidente, Denis Biondi, che ci racconterà un po' com'è nata. Però, come piccola introduzione, l'associazione si rivolge alle persone che hanno fatto un percorso difficile, che è quello di un intervento all'esofago. Anche Denis ha avuto questo tipo di intervento, è uno delle due persone che hanno fondato questa associazione e che hanno percorso questa via difficile. Ecco Denis, raccontaci un attimo come è stata la tua storia. Io sono stato operato presso l'ospedale di Cisanello di Pisa circa 2 anni fa, a seguito di una sintomatologia alla quale non avevo dato molta importanza, che era sostanzialmente la difficoltà nella deglutizione. Come facciamo oggi, io penso la maggior parte delle persone oggi attribuisce sintomi di varia natura, tra cui quelli, bruciori di stomaco, allo stress, alla vita caotica, frenetica, eccetera. Per cui per me era una conseguenza normale di queste cose, insomma. Se non che a settembre mi sono sentito veramente male, i sintomi simili a quelli di un infarto. Sono stato portato subito all'ospedale di Piombino, io abito in Val di Cornia, provincia di Livorno, e mi era stato diagnosticato un'ernia iatale. Però i medici volevano... Che ha comunque a che fare con l'esofago e lo stomaco, sì, no? Sì, sicuramente ha a che fare. Per fortuna i medici sono stati accorti nel voler indagare un po' di più e mi avevano prescritto una gastroscopia. Dopo un mese ho fatto la gastroscopia e da lì è emerso subito, immediatamente, diciamo, ecco, il problema serio che avevo all'esofago, all'attaccatura tra esofago e stomaco, dove è il cardias. E da lì è iniziato poi tutto il percorso degli esami più approfonditi presso il centro di riferimento regionale, che appunto è a Cisanello a Pisa, la chirurgia dell'esofago, il cui direttore è il dottor Stefano Santi, che ecco, ha un'equipe medica, cioè il tutto si compone da un'equipe medica di diversi professionisti. Una vera e propria eccellenza. Un'eccellenza, sì, una delle eccellenze in Italia rispetto a questo tipo di patologia, sia dell'esofago che dello stomaco. Lì è iniziata tutta una serie di approfondimenti, chiaramente poi sono stato, visto il problema importante che avevo, indirizzato anche dal polo oncologico, e da lì, dopo una serie di terapie, insomma, ecco, che sono tipiche di questi mali, la chemioterapia, la radioterapia, sono stato sottoposto ad un intervento chirurgico abbastanza invasivo, nella parte addominale in laparoscopia. Il medico è riuscito a operarmi con questa tipologia di tecnica, insomma, ecco, di chirurgica, mentre la parte posteriore, per poi togliere il grosso, insomma, lì ecco, è stato fatto il lavoro più diciamo, importante, ecco, insomma, eccetera. Però insomma, ecco, questo è stato un po' tutto il percorso. Chiaramente siamo sottoposti noi a controlli e visite periodiche per vedere lo stato di salute, certo. Diciamo generale, insomma. Questo ecco. Percorso ti ha portato a capire che un percorso sicuramente stressante per te, per la famiglia, insomma, certo. Che c'è bisogno di sostegno per questa... Sì, c'è bisogno di sostegno, prima di tutto in famiglia. Io, se non avessi avuto la mia famiglia, quindi mia moglie da una parte e la mia famiglia di origine dall'altra alle spalle, l'avrei vissuta sicuramente molto peggio la mia situazione, quindi quello. E poi devo dire anche che ho avuto la fortuna, ecco, proprio lo dico così, di aver trovato sia nei medici che negli infermieri, lo dico sempre, nel personale addetto alla pulizia, che la mattina veniva nei reparti alle prestissimo a accendere quelle luci che sembrano fare abbaglianti, ma che poi in religioso silenzio facevano il loro lavoro. Ecco, lì ho avuto molta come posso dire, comprensione anche da parte di loro, molta disponibilità, ecco, diciamo, anche all'ascolto, perché poi
I problemi vengono fuori piano piano, anche durante il ricovero, durante le terapie prima, no? Molti sintomi sono anche brutti e anche il post-operatorio, nonostante siamo ben coccolati nel reparto, però insomma i dolori sono tanti proprio a causa delle ferite che abbiamo e proprio dell'intervento chirurgico in parte invasivo a cui sono stato sottoposto, insomma. E quindi hai voluto mettere a disposizione questa tua esperienza, un'esperienza difficile, degli altri, di quelli che comunque devono passare anche loro purtroppo da questa strada. Sì. E è nata l'idea di questa associazione. Associazione. Allora, l'associazione nasce da una volontà ben precisa, da un'idea proprio ben precisa, che è quella, in sostanza è un atto di gratitudine nei confronti dei medici e delle persone, insomma, che è personale parainfermieristico, eccetera, infermieristico, che ci ha aiutato, ci sta aiutando, ripeto, perché saremo sottoposti a controlli a vita e che ci ha curato, ecco, proprio in un momento particolare della nostra vita legata a una patologia importante. Quindi è un atto di gratitudine verso queste persone. È una scelta che è nata in casa, nell'ambito familiare, e ne abbiamo parlato subito con il direttore dell'unità operativa, il dottor Stefano Santi, il quale ha condiviso fin dall'inizio questa idea. E lo stesso direttore ci ha messo subito in contatto, ci mise subito in contatto con un'altra famiglia, la quale già stava lavorando a un progetto per il reparto, un opuscoletto su dei consigli alimentari, perché poi, apro una parentesi, il post-operatorio, la riabilitazione e l'alimentazione è un secondo svezzamento, nel vero senso della parola. Quindi questo signore, che oltretutto è un ristoratore famoso di Pisa, stava lavorando con la moglie a questo progetto, ci ha messo in contatto e da lì è nata una sinergia incredibile, ma proprio a livello proprio di è nata anche un'amicizia, perché poi il fatto di poter condividere al di là dell'associazione, ma proprio come dicevi prima te, no? Il discorso della condivisione e di questo ascolto, insomma, ecco. E ci sentiamo quasi tutti i giorni, lo dico sempre, ci sentiamo quasi tutti i giorni proprio perché condividiamo, oltre che un discorso di associazione, anche tutta una serie di cose legate proprio alla situazione che abbiamo vissuto, insomma, ecco, entrambi, oltretutto lo stesso intervento chirurgico. Ecco, quali sono gli obiettivi che vi proponete adesso con l'associazione? Sostenere il reparto, sostenere la ricerca, aiutare le persone che passano dal vostro stesso percorso? Sì, In che modo? allora, l'obiettivo principale è quello di, cioè di mettere a frutto, diciamo, restituire quella che è stata la nostra esperienza a coloro che approdano e approderanno, insomma, al reparto di chirurgia dell'esofago. Perché solo chi è già passato in una determinata situazione, lo sappiamo benissimo, sa comunque come ci si trova dentro, insomma. Che quindi, ecco, noi che ci siamo già passati, ecco, vogliamo veramente, ecco, mettere a disposizione questa nostra esperienza, tutto il post-operatorio anche, che è un momento difficile, perché poi quando siamo a casa è vero che poi possiamo in qualsiasi momento chiamare nel reparto e avere delle risposte certe, però insomma siamo più soli rispetto a essere ricoverati, diciamo. Non si Quindi sente più ecco. protetto quando lì dentro. Magari non ci sta benissimo, Esatto, ma si sente protetto. esatto, esatto. Quindi restituire questa esperienza a pazienti che approderanno al reparto della chirurgia dell'esofago. Allo stesso tempo, sicuramente favorire la ricerca, l'informazione, perché se io, ma anche altri soci, fossimo stati in grado di comprendere fin dall'inizio i sintomi e dargli la giusta importanza, forse, quasi sicuramente non ci saremmo trovati nella situazione poi degenerativa che poi si è evoluta nel peggiore dei modi, insomma, ecco, diciamo. Quindi questo. Quindi l'informazione è uno dei punti principali, oltre al sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, sicuramente, come dicevo prima, la ricerca e anche la formazione, magari, ecco, nell'ambito proprio dell'informazione. Questi sono un po' i nostri obiettivi. Siamo nati da poco, per A cui Pisa avete la sede? a Pisa, proprio dove ha sede il centro regionale di riferimento per questo tipo di patologie,
L'obiettivo principale del 2017, diciamo, oltre che realizzare eventi proprio per renderci visibili, è proprio far conoscere l'associazione anche attraverso organi di televisivi, di stampa, e di questo ringrazio Toscana Link per averci dato la possibilità attraverso i propri studi televisivi di metterci, di ospitarci e di farci conoscere ai propri telespettatori. Di questo Ecco, vi ringrazio a nome dell'associazione. concludendo, se uno avesse dei dubbi e volesse cercarvi, quali sono i riferimenti con i quali può contattarvi? Allora, noi abbiamo un sito internet www.obiettivoesofago.org, obiettivo con una B sola, esofago.org. Abbiamo una pagina Facebook e quindi attraverso questi due canali Le persone che hanno dubbi o insomma possono possono contattarvi. contattarci. Ecco, un'altra cosa che abbiamo intenzione di fare nel 2017 è fare delle convenzioni con dei bed and breakfast, pensioni, alberghi nelle vicinanze dell'ospedale, proprio per alleviare anche la parte, diciamo, logistica dei familiari, ecco, magari potendo avere anche una scontistica Certo. particolare, perché poi c'è da tenere di conto anche dell'aspetto economico che richiede, ecco, il fatto di avere un familiare decente presso l'ospedale che. Io sono stato ricoverato circa 13 giorni, insomma, può Sì. gravare anche. Quindi ecco, stiamo facendo, questo ecco, si sta occupando in modo particolare il vicepresidente, essendo di Pisa, essendo un ristoratore, quindi avendo anche Il vicepresidente come si chiama? Giuseppe Giudice. Sì. E quindi insomma conosce molte persone, quindi vediamo un attimino tramite la sua rete anche di amicizie di poter un attimino ecco, stringere delle convenzioni proprio anche per alleviare questo aspetto, perché la malattia diciamo in generale investe la persona a 360 gradi, nella sua proprio globalità, e anche l'aspetto economico è rilevante. Ecco, questo è un inciso che volevo fare. Ringraziamo Dennis Biondi di essere stato con noi, di averci raccontato la sua storia e di averci messo a disposizione la sua esperienza per creare qualcosa di nuovo per le persone che avranno bisogno di questo. L'appuntamento è alla prossima puntata.